Ciao, sono Ezio Wettamacchi, benvenuti nuovamente nei miei archivi. Nell'estate del 1990 ho realizzato il mio primo programma televisivo. Si chiamava Born in the USA ed è stato un viaggio nelle città della musica americana, un programma che andò in onda su Italia 1 e che feci con la collaborazione di Enzo Gentile. Rivedremo tutte e sei le puntate di Born in the USA, cominciando con la prima puntata, quella che ci porterà a San Francisco. Tenete conto che il programma appunto è del 1990 ed era sotto formato documentaristico, nel senso che non ci sono conduttori, ci sono soltanto una voce fuori campo di un narratore che racconta la storia, che viene poi integrata dalle testimonianze di tanti personaggi che in quella lontana estate del 1990 abbiamo avuto la fortuna di incontrare. È stata una bellissima esperienza, durata quasi 2 mesi di viaggio, un altro mese almeno di post-produzione qui a Milano. San Francisco è la città, una delle città più famosa dal punto di vista musicale del mondo, è stata la capitale della rivoluzione psichedelica, però in questa puntata vedrete anche una San Francisco diversa, che rimane sempre un laboratorio artistico in costante evoluzione, allora come ora. Benvenuti quindi a Born in the USA e benvenuti a San Francisco, California. Good morning, San Francisco. This song is for you. Oh, Captain, what are we hiding from? You've been hiding from the start. Did some lover steal your heart? Or did the full moon make it mad? Oh, Qui è tutto molto particolare, la gente, la città, il feeling. Se non ci siete mai stati, dovete venirci, è incredibile. Questa città regala sensazioni uniche per il mare, per la natura, per la straordinaria posizione geografica. Questa città è speciale. È uno dei posti più belli del mondo. Una città fantastica per viverci. Io la amo. San Francisco è una città per molti versi avventurosa. Qui la gente ha voglia di fare e di ascoltare cose nuove. E fino dai tempi dei pionieri della corsa all'oro, 100-150 anni fa, qui sono successe tante cose nuove che poi il mondo. And here's a guitarist from the Bay Area. Sometimes plays with the Montreux Band. Here's Barbara Higbee. Here's goodbye, and I'm still alone. Le dichiarazioni d'amore che abbiamo ascoltato sono un rapporto profondo e appassionato che lega San Francisco a chi la abita. Un rapporto sincero che ha reso la città della Baia un modello inimitabile nella società americana e che anche in passato, negli anni 60, ha prodotto un movimento studenteschi capaci di ispirare i primi passi della contestazione. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! Una delle che erano quella stagione di fermenti e di ribellione fu quella di Country Joe McDonald, presto divenuto popolare in America e nel resto del mondo. All'inizio del periodo del Flower Power, quello dei figli dei gli hippies pensavano che sarebbero riusciti a cambiare il mondo.
sembrava una soluzione facile, semplice, pacifica, a molti problemi di comunicazione tra il potere e i giovani, soprattutto nel periodo della guerra del Vietnam. Tutti nel movimento hippie, dai leader ai gruppi musicali, pensavano: se ci comportiamo bene, in modo tranquillo, e discutiamo dei nostri problemi, troveremo una via d'uscita. Era quella l'epoca della vita nelle comuni, delle maree e dei sit-in di protesta contro la politica militare del governo. Ma allo stesso tempo a San Francisco si cominciava a parlare di libero amore, di droghe leggere, di esperienze psichedeliche. Un tipo di messaggio che trovò nel Festival di Woodstock una straordinaria cassa di risonanza internazionale. Ho cantato a Woodstock perché non c'era nessun altro pronto a salire sul palco a quel punto. Aspettavano già da molto tempo, a causa del traffico molto intenso che intasava tutte le strade. Per dare inizio al concerto ci pensò Richie Evans, altrimenti non l'avrebbe fatto nessuno a causa di quell'ingorgo tremendo. Poi chiesero a me di suonare. Now come on, Wall Street, don't be slow. I man, this war a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they're dropping on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly. La gente non prestava molta attenzione a quello che facevo. Non mi conoscevano come cantante solista. Eravamo più popolari come Country Joe and the Fish. Così decisi di lanciare una provocazione, di scuoterli, di gridare pesante. Mi annoiavo, non avevo altra scelta, volevo fare qualcosa. E non sapevo che stavano girando un film. Sentite, io non so proprio come potete sperare di fermare una guerra se non siete capaci di cantare un po' meglio. Siete 300.000 stronzi laggiù e dovreste farvi sentire. Forza! Tra i giovani americani, in quella stagione a base di rock, di battaglie libertarie, di presa di coscienza, si respirava l'aria nuova proveniente dalla California, da San Francisco. L'influenza fu enorme nello show business, nella musica in particolare. La spinta risultò grandiosa, con l'effetto di rivoluzionare le stesse leggi del mercato. Non so che significato avesse, fu una follia collettiva. A Woodstock, una cittadina a un paio d'ore da New York, arrivarono nell'estate del 69 mezzo milione di ragazzi. Quel festival lasciò un segno profondo su tutta la cultura rock, sulle ideologie e sui comportamenti giovanili. Penso sia ridicolo per una persona adulta comportarsi ancora come un giovane alternativo, come un radical. È una cosa stupida. Alcuni lo fanno ancora, io no. Tanti anni, in effetti, non sono passati invano. A San Francisco, come altrove, molte tensioni. Lo scontro sociale non viene più agitato come un fantasma. I giovani e gli ex giovani hanno riscoperto la qualità della vita e San Francisco è tornata ad essere una meta importante, un punto di riferimento per chi rifiuta l'inquinamento, la gestione della metropoli. E una canzone come Don't Worry Be Happy, portata al successo da Bobby McFerrin, si segnala come un possibile manifesto di questa ritrovata serenità. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy, non ti preoccupare, sii felice, è diventato anche uno slogan, un modo di dire.
E non è certo casuale che sia nata a San Francisco, dove la dimensione urbana e certi ritmi frenetici vengono mitigati dal clima e dalla predisposizione degli abitanti. A Sausalito, località poco distante dalla città, un migliaio di persone hanno deciso di insediarsi in queste houseboat, case galleggianti. In origine questo era un luogo adibito a cantiere navale. Erano i tempi della Seconda Guerra Mondiale. Poi cominciarono ad arrivare gli artisti, musicisti, filosofi, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Adesso è un posto molto di moda, ci vivono professionisti benestanti, oltre a quelli che, come noi, hanno le vecchie barche e ormai sono qui da tanti anni. I miei vicini di casa sono quasi tutti professionisti. C'è una donna che scrive libri di saggistica, un'esperta di informatica, molti architetti e designer, una stilista di moda anche in Italia. Ah, poi c'è l'editore di una rivista di successo. E poi elettricisti, artigiani, gente che fa i mestieri più disparati. La vicinanza dal mare, la possibilità di essere a contatto con la natura, sono ingredienti fondamentali per la ricerca di un giusto equilibrio. E guadagnarsi da vivere a San Francisco è anche un fatto di fantasia, di strani lavori, un tuffo nell'arte di andare come quello che ci prepariamo a scoprire insieme. Miss Green, this telegram is for you. Hip hip hooray, it's your birthday. This singing message was composed to wish you well. You're growing older every day, but what the hell? You've got a lot of life to live from here, it's all superlative. Hooray, it's your birthday. La trovata è di qualche anno fa. Un'agenzia di San Francisco si inventò un modo originalissimo per recapitare telegrammi di auguri. Si trattava di ingaggiare un paio di ragazzi spiritosi e abili nel canto. Avrebbero bussato alla porta del festeggiato e improvvisato un motivetto con il testo deciso dal mito. La sorpresa e l'effetto erano garantiti. Tra coloro che si sono cimentati con i telegrammi cantati, alcuni hanno saputo mettere a frutto l'esperienza, come i Bobs, uno dei gruppi più bizzarri e divertenti usciti da San Francisco. Ci vestivamo come i portieri di un albergo di lusso e poi suonavamo al campanello di una casa domandando: è lei la signora tal dei tali? Ovviamente lei rispondeva di sì e le si diceva: bene, sale per lei. Poi cantavamo per un compleanno, per un anniversario e così via. Poi la nostra società ebbe problemi finanziari fino a fallire. Allora ci venne a formare un gruppo senza strumenti musicali. Pensavo che fosse facile trovare un cantante con la voce da basso qui nella zona di San Francisco. Ero sicuro che con un annuncio sul giornale avremmo ricevuto una decina di offerte, gente disposta a fare un'audizione. Invece niente, una sola risposta. Sì, stavo mangiando in un ristorante, leggevo un giornale locale e vidi l'annuncio. Ne rimasi colpito, non sapevo cosa fare. Cappella, un gruppo di sole voci. E ancora oggi non lo so. Ma non era finita. Avevamo bisogno di un quarto elemento e ci riprovammo con un annuncio, stavolta per una voce femminile. Una volta poi andammo in tournée, decidendo però che volevamo due automobili anziché una. Avevamo più spazio, e allora perché non invitare qualcun altro a far parte del gruppo? Born in the USA, I was born in the USA, I was drums in the Bay Area in a couple of different bands. Suonavo la batteria nella zona di San Francisco con gruppi diversi. E occasionalmente cantavo anche nella band di Bobby McFerrin, la Voicestra. Poi ho avuto l'opportunità di fare un provino per questi ragazzi. Mi è piaciuto, mi divertivano. Era qualcosa che mi riusciva facile, per cui mi sentivo idoneo.
for me. But they never got closer than across the street. It was a drive-by. Oggi i Bobs, dopo alcuni anni spesi nei circuiti minori, con spettacoli riservati a un pubblico scelto, hanno conquistato credito e notorietà in tutti gli Stati Uniti e anche all'estero. Sono rimasti dissacranti, ironici, con una gran voglia di scherzare, ma sono stati anche chiamati a lavorare in ambiti più seri, istituzionali. Qui li vediamo in una performance televisiva con gli ISO, una compagnia di danza d'avanguardia. Grazie a dischi ben riusciti e a collaborazioni prestigiose, oggi i Bobs rappresentano una delle valide dimostrazioni delle possibilità che anche artisti stravaganti, eccentrici, hanno di affermarsi a San Francisco. Ice cream outside. Excuse me. Ice cream, man. We can't. La strada e le piazze a San Francisco rimangono sempre il primo palcoscenico disponibile per chiunque abbia voglia di esibirsi in pubblico. Musicisti, cantanti, orchestrine, saltimbanchi, poeti, c'è spazio per tutti. E nella migliore tradizione della filosofia americana, una carta, una chance non viene negata a nessuno. Grazie anche al forte flusso turistico, alla tolleranza generale, una platea, grande o piccola, gli artisti di strada la troveranno comunque. Ci sono naturalmente alcune fiabe a lieto fine. Musicisti che hanno iniziato come dilettanti allo sbaraglio e che per meriti o per fortuna hanno finalmente trovato la strada per accedere al circuito professionistico. È il caso di Tuck & Patty. Già con due dischi all'attivo, tournée acclamate e il giudizio entusiasta della stampa specializzata. San Francisco sa essere una città imprevedibile. La gente è ben disposta verso le cose. E le radio, se paragonate a quelle che trasmettono nel resto del paese, programmano più volentieri brani e musicisti non tanto conosciuti. Quindi per un artista che deve cominciare, è più facile che in ogni altra città. In una decina di anni di sodalizio artistico e sentimentale, Tuck Andress e Cart hanno messo a punto un repertorio e una tecnica musicale molto raffinati. Eccoli impegnati nelle prove del loro spettacolo sul palcoscenico del Great American Music Hall, locale tra i più attenti e qualificati della città. Abbiamo di San Francisco per molti anni prima di riuscire ad incidere il disco e cominciare a viaggiare. Qui è bellissimo e il pubblico era fantastico sin dall'inizio. Sì, è vero. Questa è sempre stata una città conosciuta per le opportunità che offre a coloro che vogliono. Qui c'è una bella atmosfera e noi abbiamo avuto la fortuna di avere un bel pubblico che ci ha ascoltato e sostenuto fin dai primi momenti. Time.
L'amore è tutto nella nostra musica. È il nostro messaggio. E il nostro amore di coppia sostiene tutto il discorso che facciamo attraverso le canzoni. L'amore che cantiamo non è solo quello tra due persone. È l'amore verso la gente, per il nostro pianeta, per i figli, per Dio. Per noi l'amore è un concetto universale. Ma le ragioni per amare San Francisco sono tante. Tra poco ce le racconterà chi ne conosce ogni angolo. Il clima a San Francisco è molto piacevole. La temperatura media annuale è di circa 18 gradi. D'estate, quando capitano anche giornate nebbiose. La foschia viene spazzata via intorno a mezzogiorno. In autunno c'è il tempo migliore. In settembre e in ottobre la temperatura è più tiepida, con punte intorno ai 28 gradi. Castro è il quartiere con la più grande comunità omosessuale. E politicamente è questo il gruppo gay più importante del mondo. La comunità omosessuale di San Francisco è così numerosa e potente che nessun uomo politico di questa città può essere eletto senza il sostegno. Chinatown a San Francisco è qualcosa di incredibile. È come essere in Cina. Questa è la più massiccia concentrazione di cinesi degli Stati Uniti e probabilmente del mondo fuori dalla Cina. Tutto di quanto è successo in piazza Tiananmen è stato un incremento dell'afflusso di cinesi qui da noi. Questa è Jefferson Street, che si trova nel cuore della mecca turistica di San Francisco, il Fisherman's Wharf. Tutta l'area del Fisherman's Wharf è popolata di personaggi singolari. Qui San Francisco esibisce e spettacolarizza tutto di sé, le cose belle e quelle meno gradevoli. Esiste anche un atteggiamento di eleganza formale a San Francisco, dove negli ultimi anni si è sviluppata una suggestiva colonna sonora, una musica nuova che si è rapidamente imposta in tutto il mondo, la New Age Music. Nella baia di San Francisco si creano da sempre nuove idee, che poi vengono esportate ovunque. Ed è naturale che la New Age sia nata qui, nella California del Nord. Molti artisti vivono qui intorno. La musica New Age è legata a un concetto di nuova spiritualità che si sta diffondendo anche oltre. C'è un approccio individuale nei confronti di queste forme di spiritualismo che non sono necessariamente di tipo tradizionale. New Age music, I think it's different in different countries. Credo che la musica New Age sia a seconda dei paesi. Negli Stati Uniti sta a indicare solitamente un tipo di musica strumentale, lenta, accattivante, morbida, dolce, che serve soprattutto alla meditazione, rilassamento e ad attività di questo genere. Thank you.
La New Age è una musica dalle caratteristiche melodiche, relativamente soffice, quieta. Trae spunto da diversi stili musicali e li amalgama con grande gusto. Vi si ritrovano elementi folk, classici, jazz, e li associa tutti insieme in uno stile nuovo, assolutamente originale. Bruce Michaels with you this morning. Thank you for being with us. We'd like you to join KKSF as we celebrate our. La radio è un efficace mezzo di divulgazione per la musica New Age, che è ancora giovane, ma piace un po' a tutti. San Francisco will have live music from two KKSF favorites. Most of them tend to be between the ages of. Quelli che ascoltano e amano la New Age sono persone tra i 25 e i 55 anni, fuori dai canoni tradizionali per quel che concerne i gusti musicali. Cercano cose un po' fuori dal comune, alternative, diverse. Tendenzialmente si tratta di persone della in termini di reddito, di occupazione, con una carriera ben avviata. Partito un po' in sordina, il fenomeno della musica New Age è ormai diventato un caposaldo dell'industria discografica. E un negozio qualsiasi negli Stati Uniti per accorgersi di quanto sia imponente la produzione. Oggi, sotto la definizione di musica New Age, rientrano molti artisti e molti album che hanno sposato una causa di sonorità pacate, suggestive. Chi può vantare di aver inventato la musica New Age è però la Windham Hill, una piccola casa indipendente che proprio quest'anno festeggia il decennale. A dirigerla fin dagli esordi è Ann Robinson. We started making records. Abbiamo cominciato a produrre dischi senza l'intenzione di fondare una società vera e propria. Ci interessavano piuttosto progetti occasionali. Il mio socio, Will Ackerman, aveva composto musiche che erano state utilizzate per lavori teatrali, come un adattamento di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Era conosciuto per la sua musica e la gente lo invitava a casa propria per ascoltarlo. Così gli venne in mente di registrare qualcosa in uno studio, stamparne alcune copie e distribuirle agli amici. Chiese $5 a ciascuno di loro, 60 persone in tutto, e affittò una sala per registrare. All'inizio la nostra musica rifletteva l'esigenza di fare qualcosa di insolito, che non fosse commerciale. Puntavamo ad una musica che avesse personalità. Adesso il nostro discorso si è fatto molto più. E la musica ha così tante sfaccettature che è diventato difficile inquadrarla. Le immagini della natura che spesso scegliamo per le copertine dei nostri dischi sono testimonianze al di fuori del tempo, che vanno oltre la realtà del mondo che ci circonda. Man mano che passa il tempo, quelle immagini assumono per noi un'importanza che la nostra è una civiltà che prevarica la natura rinunciando alla sua purezza. La Windham Hill è solo una delle numerose etichette discografiche che complessivamente con la musica New Age 300 milioni di dollari l'anno. Il ruolo giocato dalla New Age supera abbondantemente la musica per investire una filosofia e comportamenti collettivi di grande presa emotiva. E in parallelo a questo tipo di coinvolgimento sociale e politico, tra la gente comune è cresciuto un mercato di pubblicazioni editoriali, di collane discografiche, di capi di. A San Francisco si trovano molti di questi negozi che trattano materiali a sfondo ecologista. Molti sono i musicisti e i gruppi che in queste ultime stagioni hanno voluto cambiare la New Age. Qualcuno però ha solo dovuto ribadire un impegno iniziato addirittura 30 anni fa. È il caso di Paul Winter, artista. Una sorta di capostipite.
Paul Winter è un personaggio fondamentale per capire lo sviluppo e i connotati non solo artistici della New Age Music. Compositore e sassofonista 52enne, un veterano in quel genere di crociata ecologica che oggi accomuna molti artisti californiani. Nella sua lunga discografia sono numerosi gli episodi in cui si è mosso la causa ecologista, per la difesa del pianeta, degli animali in via di estinzione. Una specie di antesignano che alla natura non solo ha dedicato la sua vita. Nei suoi dischi, infatti, rientrano spesso i temi e i rumori della natura. Il vento, il mare, fino al canto delle balene. Quando ho avuto modo di trascorrere un po' di tempo con i lupi, è stata un'esperienza profonda, così come l'incontro, un'emozione indimenticabile. Direi che i lupi e le balene sono stati le mie guide, mi hanno aperto le porte del regno della natura. Mi sento di essere molto riconoscente nei loro confronti, e se dovessi scegliere l'animale da me prediletto, sarei senz'altro il lupo. Da quando è aumentato l'interesse nei confronti della musica New Age e di tutti quegli interventi artistici a contatto con la natura, anche la popolarità di Paul Winter si è estesa oltre la dei lavori e degli appassionati. In questo periodo la sua opera si è guadagnata riconoscimenti internazionali e in tutti i mesi dell'anno viaggia come un vero e proprio ambasciatore a favore delle sorti del pianeta. L'Unione Sovietica rappresenta una delle sue tournée. Ascolto il canto degli animali finché non trovo uno spunto che cerco di riprendere con il mio strumento per svilupparlo musicalmente. È come prendere un tema di Bach o un motivo folk africano. È una procedura musicale molto semplice. In questo caso, lo spunto viene dal suono che emette l'animale. Quello che mi piace è la possibilità di accompagnare un'armonia umana ad una melodia animale, creando musica con questi contributi. Una composizione comune per poi offrire i diritti musicali, le royalties, agli animali e ai gruppi ecologisti che li sostengono. Sono stato ispirato nel 68 dai canti delle balene che mi hanno emozionato come i grandi musicisti jazz. Così la mia musica ed il mio mondo hanno subito un'espansione che comprende tutta la sinfonia della natura. La musica di Paul Winter si caratterizza per un preciso marchio di fabbrica. Le sue composizioni hanno un forte sapore evocativo e spesso vengono abbinate a documentari e realizzazioni video sull'ambiente. Quando gli si offre l'occasione, Paul Winter cerca inoltre di trovare scenari naturali come palcoscenico delle sue performance. Qui lo vediamo con il suo gruppo impegnato tra le gole del Grand Canyon. Credo che la musica sia una delle risorse ancora tutte da scoprire della nostra realtà quotidiana. Intendo dire la musica che parte dalla gente, e non solo dai professionisti, da quei musicisti di talento che lo fanno per lavoro. C'è musica in tutti noi, e quando si produce musica insieme si può trovare un senso di comunione tra le nostre ideologie o dei retaggi culturali. Io vorrei incoraggiare tutti ad esprimersi con le loro canzoni, in qualsiasi modo siano capaci di farlo.
Paul Winter è un esempio di artista realizzato, che ha trovato grazie un tramite ideale per sostenere i propri principi, per renderli concreti. È questa una delle gratificazioni che San Francisco sa garantire ai musicisti che la popolano, che ci abitano. Quella della baia, dove anche un sogno, una speranza, una missione riescono a diventare realtà.